Siamo con coach Paolo Tofoli nel dopopartita di Mauris Concavi Tuscania a Vitex Grottazzolina. Abbiamo perso 3-0 nettamente, nel senso che gli avversari hanno meritato la vittoria, ma forse più per noi che siamo stati poco determinati e concentrati e un po' nervosi, praticamente loro giustamente ne hanno approfittato. Sì, diciamo che c'è il merito di tutto della squadra di Grottazzolina, ha fatto una bella partita, quindi sicuramente merito loro, ma anche c'è sempre anche demerito nostro. Purtroppo non abbiamo fatto una gran partita noi sul cambio palla, e anche con palle distanti, palle alte, loro ci hanno sovrastato, sono stati più intelligenti a giocare sulle mani, hanno difeso di più, sono stati più bravi loro nel difendere, ma quello che è un po' il rammarico è che le palle strane noi le perdiamo spesso, palle fuori dagli schemi che sono anche difficili da allenare, le pallette, cose strane, palle sulla rete noi le perdiamo tutte. E poi c'è da dire che azioni molto lunghe andiamo spesso e volentieri in confusione, azioni lunghe, noi se non mettiamo giù la palla al primo colpo, azioni lunghe facciamo fatica, perdiamo un po' di lucidità e razionalità, e appunto si è visto oggi, cioè il Grottazzolina nei momenti cruciali non ha sbagliato niente, invece noi abbiamo sbagliato. Noi alla fine sì, abbiamo perso 3-0, ma se vado a vedere sono sempre 1-2 palle per 7, non è che questo. Sapevamo che era una partita difficile contro una grande squadra, oggi hanno giocato molto bene, quindi noi non eravamo a livello loro. I parziali sono andati avanti palla a palla fino al termine, solo alla fine è uscita fuori l'esperienza di Grottazzolina. Sì, sì, come ho detto prima, è punto a punto, dopo vince chi ha più esperienza, chi è più lucido nei momenti cruciali, e loro sono stati più bravi. Noi invece intanto abbiamo spento la luce, andavamo avanti, poi facevamo 2-3 errori di fila, e questo, tanto quando giochi con squadre tra virgolette esperte che sbagliano poco, tu devi sbagliare ancora meno. Noi oggi abbiamo sbagliato di più e in molti frangenti secondo me non abbiamo giocato con la lucidità giusta per affrontare queste partite qua, e quindi è tutto merito di Grottazzolina che ha fatto una grande partita. Il prossimo turno abbiamo Pineto, un'altra capolista. Eh sì, fuori casa Pineto, sarà difficilissimo anche lì, sarà una partita da lottare veramente con il coltello fra i denti per battere Pineto, come doveva essere oggi, dovevamo fare una partita perfetta con pochi errori, se no non riusciremo mai a vincere a Pineto. Adesso c'è la pausa per la Coppa Italia, spero che la squadra si ricarichi fisicamente ma anche mentalmente per insomma ripartire, perché il campionato è ancora lungo. Sì, brucia questa sconfitta, però ci sta, c'è Grottazzolina, bisogna fare un plauso sicuramente perché ha giocato meglio di noi. Ok, grazie. Prego. Sì.